Buonasera a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Velodrome Opinioni a Confronto. Bene, io non posso che ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo adesso in diretta streaming dalle ore 21:30 sul sito www.velobike.it e naturalmente ricordare l'appuntamento con le nostre repliche sul canale YouTube. Insomma, oggi un solo nome, un solo atleta, è quello di Vincenzo Nibali, sto parlando naturalmente, che con la vittoria di oggi fa 4 vittorie di tappa, 2 da maglia gialla, 3 nelle tappe di montagna. Consolida ancora di più la sua maglia gialla e naturalmente fa sognare, visto che mancano soltanto 3 giorni alla passerella dei Campi Elisi. Da segnalare nella tappa di oggi, oltre naturalmente alla splendida vittoria del corridore siciliano dell'Astana, che dire? La perdita del secondo posto da parte di Valverde che scivola giù dal podio, arrivando bene alla quarta posizione. Sono 7 quasi minuti che Nibali ha di vantaggio sul suo diretto inseguitore e questi sono i temi appunto di cui parleremo nella puntata di oggi, una puntata che davvero si fa, si, insomma, dove l'emozione si farà sentire perché ricordo, mancano soltanto 3 giorni a domenica, ossia alla fine del Tour de France. Adesso linea alla regia e poi la presentazione del primo ospite di serata. CZ Sport presenta la calza brevettata Compression Zone. Sforzi importanti richiedono tempi di recupero lunghi. Le calze Compression Zone permettono un più veloce recupero, come dimostrato da studi medici pubblicati effettuati su atleti di varie discipline. Un'interessante novità per l'estate è il calzino corto per il ciclismo su strada. Per maggiori informazioni, visita il sito www.compressionzone.com. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Ristorante Pizzeria Antico Masetto, il ristorante di tutti gli sportivi. Ristorante Antico Masetto, a Lamporecchio, ai piedi del mitico San Baronto. Tutti i giorni, escluso il giovedì, sono buoni per gustare le specialità di carne e di pesce. Antico Masetto, telefono 0573 82 118. Ed eccoci tornati in diretta qui a Velodrome Opinioni a Confronto. Vado a presentarvi il primo ospite di serata. È un atleta del team Androni Venezuela e vado a salutare Diego Rosa. Ciao Diego! Ciao, buonasera a tutti. E naturalmente ti ringrazio dallo studio di Velodrome Opinioni a Confronto per la tua grande disponibilità nell'aver accettato il nostro invito e vado a salutare anche Marco Francia di Velobike. Ciao Marco. Ciao Federica, ciao anche a Diego Rosa, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Benissimo, allora io direi di non indugiare visto che i temi di giornata sono davvero molti e quindi prego Marco. Grazie Federica. Beh, i temi sono molti, ma direi che il tema centrale, ancora una volta, in questo Certo. tour non può che essere un Vincenzo Nibali impressionante, stratosferico, mostruoso, potremmo dire, insomma, mille aggettivi per descriverlo. E insomma, volevo chiedere a Diego, che insomma, insieme a Nibali in gruppo ci ha corso, l'ha visto in gruppo, soprattutto nel giro dell'anno scorso che lui vinse, insomma, cosa ne pensa di questo dominio? Dobbiamo parlare di dominio di Nibali al Tour de France di quest'anno. Sì, sicuramente in quest'anno il tour ha fatto vedere a tutti di avere una massa in più rispetto agli altri. Ha dimostrato di poter dominare un grande giro dalla prima settimana e di avere una sicurezza, una squadra alle sue spalle, non da poco. Niente, al tour abbiamo visto tutti, non c'è stato avversario, magari anche grazie alle cadute di Froome e Contador, che l'hanno agevolato un po' in questa vittoria, alla fine adesso scontata. Però non dimentichiamo che è un grande campione, ha già vinto una volta un Giro d'Italia e non è una sorpresa vederlo lì. Assolutamente non è una sorpresa, però non so in quanti l'avrebbero detto prima del tour, di vedere un Nibali così dominante alla fine, insomma, dello stesso Tour de France. Certo, come hai sottolineato giustamente tu, non ci sono, insomma, si sono persi per strada quasi subito Froome e Contador, però insomma Nibali, è vero, con degli avversari magari non di primissimo piano, però ha veramente fatto la differenza dall'inizio alla fine. Certo, no, adesso non, come abbiamo visto tutti, non c'è stata storia, aveva una marcia in più di tutti gli altri e l'ha dimostrato sul campo.
sono, vabbè, siamo tutti contenti di vedere questo e non bisogna neanche sminuire quello che sta facendo. Comunque ha vinto 4 tappe al Tour e in maglia gialla dal secondo giorno, è passato solo per una tappa. E quindi è riuscito anche a trovare la condizione giusta nel periodo giusto, tutto l'insieme di cose gli sta andando tutto bene, sono contenti di quello che sta facendo. Secondo te, nell'avvicinamento o nel corso del Tour de France di Nibali, qual è stato il momento più importante, il momento decisivo che può aver determinato, insomma, la sua vittoria, quello che proprio ha fatto la differenza più degli altri? Ma si è vista la sua sicurezza sul pavé. Lui è un corridore che, come dicevano, non ha mai corso in quelle situazioni e si è avvicinato alla tappa con una determinazione che gli altri corridori non avevano. Si vedeva dalla televisione in faccia Contador e Fromm, che erano più preoccupati di lui. Lui invece l'ha aggredito e ne è uscito vincente. Da lì si capiva che era davvero determinato a far bene e lo sta ancora dimostrando con la tappa che ha vinto oggi. Secondo te, questo è un discorso più globale, Nibali può aver sfruttato, usiamo questa parola, insomma, che magari non è giustissima nel contesto, può aver sfruttato un certo buco generazionale per quel che riguarda i corridori di corsa a tappa? Cioè, insomma, vediamo per esempio non solo Nibali, che della sua generazione è probabilmente il migliore o comunque uno dei migliori, dopo dietro ci sono corridori molto giovani come Pinot, come Bardet, come Van Garderen e poi un corridore, diciamo, più datato come Però, che però, insomma, sulla bici si è iniziato ad andare sulla bici da corsa, da strada intendo, ha iniziato ad andare su Porto Italia. C'è stato secondo te un po' un buco generazionale che ha favorito poi magari più giovani, corridori? Ma più certo, giovani? Adesso ai Tour si vedono tutti i corridori giovani lì a lottare per le posizioni del rincalzo, quindi sembra che sia il buco generazionale o altro. Per un po' di anni magari non è uscito il grande campione come Nibali o come Contador o come altro, comunque alla partenza di un grande giro nomi di un certo livello, i campioni ci sono tutti, e quindi non è che è stato facilitato da questo o dall'altro. Diciamo che adesso, come si è visto al Giro d'Italia, può vincere un grande giro anche un corridore giovane che non ha tutta quell'esperienza di un campione già fermato, e quindi sono tutti sullo stesso piano, non è questione di buchi generazionali o altro. Lui adesso poi è nel buono della sua maturazione fisica e con l'esperienza accumulata negli anni, tutto gli giova anche a gestire queste situazioni. Prima di passare a te, Diego, ti volevo chiedere se, insomma, in primavera non possiamo non parlare di un ciclismo italiano assolutamente in crisi. Mentre credo che dopo il Giro d'Italia, in cui tu, insomma, hai avuto parecchie sfortune, ne parleremo tra poco, e soprattutto dopo il Tour de France, insomma, si possa parlare di un ciclismo italiano decisamente più in salute di quello che potesse sembrare, non solo per Nibali che vince il Tour, ma anche per esempio per un De Marchi sempre all'attacco, per un Trentin che sfrutta le occasioni che gli si presentano, per un Formolo che ha fatto vedere prima del Tour di poter fare ottime cose. Insomma, ci sono tanti corridori interessanti del nostro movimento. Io credo che, come dicevi prima, di giovani talentuosi ce ne sono davvero tanti. Non dimentichiamo Colbrelli, cosa ha fatto in questa stagione, Battaglin e tutta la CSF. Guarda, c'è Vilella che sta andando forte. Siamo in tanti e tutti hanno voglia di farsi vedere nei loro spazi, nelle loro dimensioni. E quindi credo che nessuno, anche se ci sono sempre periodi in cui i risultati non arrivano, anche noi come squadra quest'anno abbiamo un periodo in cui noi facciamo fatica a arrivare alla vittoria, facciamo tanti piazzamenti e non si vince. Però siamo lì, quindi bisogna dar tempo e tutto uscirà. I giovani ci sono e arriveranno anche i risultati. Sì, sì, quello sicuramente. Insomma, le stagioni possono nascere male, possono esserci delle stagioni meno fortunate, delle stagioni più fortunate. L'anno scorso Androni sicuramente ha fatto un'ottima stagione, quest'anno sta faticando un po' di più, però insomma penso che sia nell'ordine delle cose avere delle annate migliori e alcune peggiori. Per te sicuramente era stato migliore il 2013, ma nel 2014 insomma hai avuto parecchie sfortune, soprattutto al Giro, che era insomma la corsa a cui penso tenesse di più, sei stato vittima di una caduta che ti ha condizionato a dir poco negativamente. Sì, guarda, noi siamo una squadra una professional, quindi eravamo tutti concentrati per arrivare alla doppia condizione al Giro d'Italia, che è il nostro obiettivo sia di squadra che personale, quindi. E poi ovviamente una caduta e le conseguenze che me ne sono portate dietro anche fin dopo il ritiro
mi ha penalizzato il Giro d'Italia e di conseguenza anche la stagione. Niente, ci rifaremo, la stagione non è finita e bisogna lasciarsi alle spalle quello che è stato, non, la ruota gira, c'è gente che è venuta a casa dal Giro con le ossa rotte, ma è andata ancora bene, quindi vedremo che c'è tutto il tempo per rifarsi, non mi preoccupa. Assolutamente, sei giovanissimo, hai iniziato da poco, diciamo, la tua carriera da stradista, perché tu insomma sei iniziato come biker da poco, che sei sulla bicicletta da strada, però insomma hai già fatto vedere grandi cose, in molti pensano per te a un grande futuro. E a proposito di futuro, insomma, sei tornato da poco alle corse in Romania, appunto perché sei stato condizionato dall'infortunio del Giro. Quali sono i tuoi programmi per la stagione in corso e per quelle prossime? Ma per come è andata la stagione adesso, dopo il Giro d'Italia sono dovuto star fermo, ho continuato ad avere problemi con il ginocchio, quindi sono rientrato adesso a pieni regimi con gli allenamenti e tutto, sono andato in Romania per allenarmi e ho visto che a che punto ero nel confronto del gruppo, e adesso correrò sabato e domenica all'Arciano Toscana e poi spero che con la squadra di fare il resto della stagione un calendario più fitto possibile per recuperare anche un po' la sfortuna che c'è stata e avere la possibilità di rifarci. Poi vedremo, noi siamo concentrati per fare bene nelle gare italiane e nelle classiche italiane, quindi da metà agosto in poi ci sarà tutto spazio per dimostrare che siamo ancora lì. E l'anno prossimo? Per l'anno prossimo vedremo, non si sa ancora, io sono in scadenza di contratto, quindi non si sa ancora nulla, vedremo col passare del tempo. Infatti ti avevo chiesto apposta perché sapevo che eri in scadenza, però vedo che non ti sbottoni, insomma, ci sta, ti perdoniamo, ti perdoniamo Diego. Grazie mille Diego, buona serata, buon proseguimento di stagione, insomma speriamo che possano arrivare dei risultati importanti per te e per la tua squadra, grazie ancora. Grazie a voi, un saluto. Grazie mille a Diego Rosa e adesso pubblicità e poi ancora qui con Marco Francia. Carrozzeria Cascinese, gestione sinistri con assistenza legale, auto di cortesia, restauro auto d'epoca, tagliandi, officina meccanica e servizio pneumatici di tutte le marche, noleggio furgoni ATP e auto anche per cerimonie. Carrozzeria Cascinese, la tua carrozzeria di fiducia. Via Piemonte 4, Cascina Pisa, telefono 050 70 14 12, www.carrozzeriacascinese.it. IncoSpor, integratori per lo sport. Garanzia, trasparenza, massima qualità al miglior prezzo. Prova la differenza. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di ciclo. Visita il sito www.incospor.it. IncoSpor, qualità tedesca, passione italiana. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Eccoci ritornati in diretta qui a Velodromo, opinioni a confronto. Marco, bene, andiamo a commentare quella che è stata la tappa odierna, una tappa in cui effettivamente ci aspettavamo qualcosa da Vincenzo Nibali, però altro che attese, eh? Eh sì, sì, io ieri ho scritto, stanotte meglio, ho scritto il pezzo su Velobike con i pronostici, avevo detto mi immagino un Nibali che correrà per vincere, per lasciare ancora una volta il suo segno il morso dello squalo su questo tour, e insomma le attese sono state più che ripagate. Nibali ha fatto, insomma, con la sua squadra ha condotto la tappa fin dall'inizio, è andata via una fuga numerosa, c'erano 20 corridori, di fatto però pericoloso c'era solo Michel Nieve del Team Sky, sì, che è un po' il grande sconfitto di questo tour, e l'Astana ha tenuto la corsa sotto controllo, sul Tourmalet hanno mantenuto a distanza di sicurezza i fuggitivi. Poi c'è stato un attacco di Valverde nella discesa appunto del Tourmalet, la Stana ha gestito senza grossi problemi, c'era un lungo falso piano in discesa al termine della discesa appunto del Tourmalet, lì insomma Valverde era destinato a ritornare in gruppo e comunque non faceva più di tanto paura a Nibali. Poi sull'ultima salita, quella verso Takam, Nibali è scattato, diciamo, abbastanza presto rispetto a come siamo abituati a vedere il ciclismo negli ultimi tempi, ha fatto subito la differenza. L'unico che ha cercato di opporre resistenza è stato Maika, sempre tenuto comunque a distanza, alla fine crollato sotto i colpi di Nibali, i distacchi parlano da soli, più di un minuto sui vari Pinot,
però insomma Van Garderen, ancora più pesanti i ritardi di Bardet e di Valverde, insomma il dominio di Nibali era già pacifico prima, adesso è diventato proprio assolutamente inarrestabile, incontenibile. Appunto Valverde, Maika conferma il suo periodo di forma ottimo, ma Valverde scivola dal podio oggi, come lo vedi il finale di giro dello spagnolo? Ma Valverde, insomma, non è mai stato un grandissimo corridore sulle tre settimane, è vero, ha vinto una Vuelta nel 2009, però insomma ha sempre sofferto un po' le lunghe corse a tappe. Secondo me, nella cronometro di sabato dovrebbe comunque riuscire a ritornare sul podio, perché Pinot dovrebbe essere inferiore a lui, anche se è vero che Valverde a cronometro è capace di grandissime prestazioni, è campione nazionale della specialità, giusto per fare un esempio, ma anche di grosse delusioni. Mi viene in mente la cronometro dei Paesi Baschi, del Giro dei Paesi Baschi di quest'anno, in cui si aspettava sicuramente di più da lui, invece è stato uno dei più deludenti. Quindi insomma Valverde, credo, l'ho detto anche all'inizio tour, credo che il suo obiettivo più importante quest'anno sia il mondiale di Ponferrada. Quindi insomma arrivare già troppo in forma adesso rischiava di essere pericoloso. Non credo che potesse comunque fare molto di più di quello che ha fatto in questo tour, in cui raggiungere il podio sarebbe la prima volta per lui al Tour de France, insomma sarebbe comunque un risultato importante. Quindi insomma mi aspetto un Valverde sicuramente più incisivo nella seconda parte di stagione tra Vuelta e Mondiale, però comunque un podio sarebbe un ottimo risultato per un corridore come lui. Ultima domanda, oggi Nibali ha dedicato la vittoria alla sua squadra, ai suoi uomini dell'Astana. Pensi che davvero la squadra di Nibali abbia fatto la differenza in questo tour, oltre naturalmente a Vincenzo? Beh, sicuramente la squadra l'ha supportato bene, avere a disposizione uomini come Scarponi e Fulsang, che però hanno avuto dei problemi fisici di salute a causa di cadute o di problemi appunto di salute, raffreddori e cose varie. Avere una squadra come quella di Nibali è stato sicuramente importante nella tappa del Pavé. L'apporto di Fulsang è stato determinante. Certo, Nibali avrebbe guadagnato lo stesso su Contador però e sugli altri, però avrebbe probabilmente guadagnato un pochino meno. Invece grazie al danese è riuscito a mettere tanto spazio fra sé gli avversari, e magari quello spazio lì può anche aver determinato un nervosismo in Contador, che può essere stato una delle cause della caduta dello spagnolo durante la decima tappa. La squadra secondo me non era la più forte era la Think of Saxo, però comunque per quello che serviva Nibali in questo tour è stata perfetta, perché in pianura c'erano uomini importanti, Grudz, Vestra, Grifo, insomma c'erano veramente corridori ottimi passisti, e poi anche per la salita comunque l'apporto per Nibali c'era. Poi Nibali era talmente superiore che insomma non serviva chissà che squadra in appoggio, comunque ce l'ha avuta e quindi ancora meglio per lui. Perfetto, grazie Marco, rimani in linea che dopo la pubblicità torniamo insieme e soprattutto presentiamo il nostro secondo ospite. Prego la regia. Non è vero che non si può. Alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo è possibile avere accesso e possibilità di mutui e finanziamento a privati e imprese. E con noi sarete serviti anche il sabato. Apertura sportelli, infatti, dalle 9 alle 12. Banca di Pisa e Fornacette. 8.000 soci l'hanno già scelta. Ogni corsa è una storia. Ogni corsa è sia sofferenza che celebrazione. Ogni corsa spinge lontano i limiti. P6 migliora la tua performance e lo fa attraverso la ricerca e il crafting made in Italy. Il nostro percorso inizia oggi, insieme. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Ancora in diretta, Velodromo Opinioni a Confronto, ancora con Marco Francia e la nostra seconda ospite di serata. Sto parlando della giornalista di Tutto Bici. Vado a salutare la nostra seconda ospite di serata, la giornalista di Tutto Bici, Giulia De Maio. Ciao Giulia. Buonasera a tutti. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito, sei stata davvero molto gentile. Grazie a voi. E vado a salutare ancora Marco Francia, prontissimo per la seconda intervista. Prego Marco. Grazie Federica, buonasera Giulia, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Insomma, noi abbiamo già parlato con il nostro precedente ospite di Diego Rosa, di Vincenzo Nibali, però insomma continuiamo a parlarne perché se lo merita assolutamente. Un tour straordinario quello dello squalo, uno squalo in giallo a Pisa, insomma ormai dovrebbe essere salvo, tocchiamoci da tutte le parti, ma dovrebbe essere una cosa fatta. E ho
oggi insomma ha fatto, qualcuno lo accusava di non emozionare addirittura le folle, oggi penso che abbia fatto di tutto per riuscire anche in questo obiettivo. Sì, anche oggi ha dato spettacolo, la quarta tappa è davvero, ha dato il massimo. Come ha detto lui citando Leonardo nella seconda, nel secondo giorno di riposo, nella conferenza stampa, ha detto: non sono solo frutto della scienza, comunque di watt, di allenamenti, la dieta ferrea, ma sono anche frutto di cuore e istinto, e dà sempre il massimo, e per questo credo sia molto apprezzato. Nella maturazione Nibali è nettamente, sicuramente più maturo rispetto anche forse al giro dell'anno scorso. Secondo te qual è stato il momento più importante? La Vuelta che vinse qualche anno fa, il giro dell'anno scorso, la nascita di Emma, qual è secondo te il momento che ha cambiato Nibali? Credo che tutti questi passi che tu hai citato siano stati fondamentali per arrivare a questo punto. Come hanno detto persone che sicuramente lo conoscono meglio di me, te, da Slongo a Pallini, insomma il suo tecnico, il suo massaggiatore, hanno detto che il momento chiave sicuramente è stato il campionato italiano in Trentino, perché davvero ha stupito anche noi, che eravamo lì a vederlo piangere davvero come un bambino. E per un ragazzo che appunto puntava al Tour, aveva già vinto un giro alla Vuelta, fa un po' specie che per un, tra virgolette, solo un titolo italiano ci sia questa emozione, però probabilmente lì in Trentino quel giorno lui ha capito che davvero, nonostante non erano arrivati ancora i risultati che si aspettava, era pronto per il Tour de France e poteva vincere. Sì, quella vittoria è stata veramente una svolta, infatti prima quando ho chiesto a Diego Rosa qual era il momento della stagione di Nibali, lui ha detto il pavé, ma secondo me anche il campionato italiano ha avuto un peso importante proprio perché lo ha sbloccato dopo una prima stagione con critiche, con tanti problemi, secondo me motivati, perché insomma l'obiettivo era il Tour de France. È quello, però sai, quando non vinci anche se però, sei campione, esatto. E poi so che Martinelli ha voluto a tutti i costi che lui partecipasse al campionato italiano, nonostante la Astana non volesse così tanto, diciamo, proprio perché era convinto che avesse bisogno di sbloccarsi di una vittoria. Abbiamo, insomma, hai detto un nome che adesso ti voglio ritirare fuori, si fanno tanti paragoni, come sempre in questi casi, magari a sproposito, tra il vincitore di oggi, Nibali, e il vincitore, l'ultimo vincitore italiano del Tour de France 16 anni fa, Marco Pantani, però sicuramente, oltre alla nazionalità, un punto in comune, un elemento in comune c'è nella vittoria di Pantani e in quella di Nibali. E l'hai citato tu, parlando del campionato italiano, a cui è stato costretto, tra virgolette, a partecipare Nibali, cioè, insomma, non so se hai capito di chi mi sto riferendo, ma tutto in ammiraglia per tutti e due c'era Giuseppe Martinelli. Sì, Martino l'ha voluto, lo voleva da anni, in senso, e solo un anno fa è riuscito ad averlo alla sua corte. E abbiamo visto come quanti campioni ha portato al successo, perché parliamo di Pantani e Nibali, ma ci sono Cunego e tanti altri che hanno vinto anche grazie a lui. E come dice spesso, scherzando, ma neanche tanto, il mio direttore Pier Augusto Stagio dice sempre: Martino non saprà l'inglese perché magari non ha quella cultura di, non so, di vari tecnici più blasonati dell'ultimo periodo, però sicuramente sa come si vincono le corse, sa come, soprattutto come si organizza una squadra, si fa sentire un capitano, davvero il leader attorno al quale gira la squadra. Credo sia questo che abbia portato anche Vincenzo a scegliere l'Astana, anzi l'ha detto lui nei giorni scorsi quando lo accusavano un po', sai, come al solito quando uno vince poi sempre nelle mire anche degli scettici. Lui ha detto: io sono andato all'Astana nonostante ci sia Vinocro, nonostante il passato magari di certi personaggi, perché me l'ha chiesto Martino, mi fidavo di lui, e l'Astana mi ha dato la possibilità di costruire un progetto, una squadra attorno a me. Ha portato Agnoli, Vanotti, hanno scelto Scarponi, comunque tutti uomini che corrono per lui, oltre che con lui. Assolutamente, assolutamente, sono tutte cose giustissime quelle che hai sottolineato. Ultimi tre risultati di Nibali in grandi corse a tappe: Giro 2013 vittoria, Vuelta 2013 secondo posto dietro Horner, non preparando specificatamente quella corsa, Tour de France primo posto. Secondo te si può dire che sia il più forte corridore di corsa a tappe attualmente in attività, o è un'eresia? No, un'eresia sicuramente no, diciamo che credo se la giochi alla pari con Contador, che, mentre chiaramente dispiace sia lui che Froome siano stati tagliati fuori da delle cadute da questo Tour, però credo che anche Contador comunque ha dimostrato in questi anni di esserci sempre,
diversi quest'anno, a parte il tour, prima ha vinto molto più di Vincenzo, quindi secondo me se la giocano loro due questo titolo. Sono d'accordo con te, io ero convinto che avrebbe vinto Contador questo tour, poi forse, insomma, vedendo Nibali, insomma, sarebbe stata veramente una bella battaglia, è stato un peccato non riuscire a vederla. Magari verrà riproposta negli anni prossimi, insomma, ma già l'anno prossimo Nibali, già l'anno prossimo Nibali ha detto di voler fare sia Giro che Tour, insomma, vedremo. Esatto, siamo pronti a raccontarlo. Speriamo, insomma, di poter raccontare altre imprese, grandi sfide. Grazie mille Giulia, buon lavoro e a presto. Grazie a voi, buona serata. Grazie mille a Giulia De Maio, adesso pubblicità e poi di nuovo qua con Marco Francia di Velobike per la presentazione della tappa di domani. Prego. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale, agire locale. Banca Popolare di Laiatico. 18 filiali nel cuore della Toscana. Banca Popolare di Laiatico. 6.000 soci, tutti residenti nel territorio. La banca al tuo servizio. La tua banca. Due ruote fanno girare il mondo. Taddeia Santa Croce, rivenditore Specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su due ruote con Taddei. Lockman, tecnologia pura. Ecco ancora in diretta qui a Velodromo, opinione a confronto, ultima fascia, quella dedicata alle tappe future. Ciao Marco, allora cosa ci attende da questo Tour de France? Siamo alle battute finali? Sì, siamo alle battute finali, diciamo la classifica è scritta per quel che riguarda la maglia gialla, probabilmente anche per molte altre posizioni è scritta, c'è la lotta per il podio che coinvolge Pinot, Perrault. I due francesi attualmente sul podio, non capitava da un sacco di tempo che due francesi fossero contemporaneamente sul podio del Tour de France, e Valverde. La cronometro di sabato sarà probabilmente decisiva da questo punto di vista, sì. Dovrebbe favorire Perrault, Jean-Christophe Perrault e Alejandro Valverde, comunque vedremo, una cronometro molto insidiosa, molto difficile, chissà che Nibali non riesca a fare un numero anche sabato. Domani c'è una tappa interlocutoria, teoricamente dedicata ai velocisti, un solo GTM in programma di quarta categoria, però posto a 13 km dall'arrivo, è 1,3 km dal 7-8% di media, come detto ci sono 13 km dalla vetta all'arrivo, quindi non penso che possa impedire a un'eventuale volata di verificarsi, quindi dovrebbero essere i velocisti i protagonisti, però i velocisti magari più resistenti in salita, quelli che hanno superato meglio questa difficilissima tre giorni pirenaica. Faccio il nome di Christophe, che ha vinto le ultime due volate, faccio il nome di Peter Sagan, che cerca ancora la vittoria di tappa in questo Tour de France, e poi ci possono essere anche Degenkolb, Greipel, che ha dimostrato di poter superare bene questo tipo di avversità. Non è detto che non arrivi una fuga, perché comunque dopo tre giorni pirenaici potrebbe esserci un po' di stanchezza nelle squadre, insomma potrebbe non essere così facile inseguire la fuga, però secondo me la volata è l'esito più scontato, una volata magari non a raghi compatti, magari Kittel potrebbe staccarsi sull'ultima salita, però volata dovrebbe essere domani. Perfetto, tutto chiarissimo, aspettiamo la tappa di domani, una tappa come hai detto più interlocutoria e poi naturalmente quella che è una crono abbastanza attesa. Io ti ringrazio e ci sentiamo naturalmente. Federica, sì? Perdonami se ti disturbo, volevo solo dare una piccola notizia, insomma secondo me è giusto darla oggi, una giornata molto felice per Nibali, faccio una notizia molto triste, un ragazzo di 14 anni, Alessandro Maggi, è morto in bicicletta oggi, insomma mentre si allenava con i suoi compagni. La provincia di Cremona, insomma, il nostro pensiero di Velodrome, di Velobike, va assolutamente al ragazzo e alla famiglia, insomma, queste notizie sono sempre notizie che lasciano senza fiato, in negativo, ahimè. Hai fatto benissimo a ricordarlo, Marco, ti ringrazio. Bene, grazie a voi, buona serata e ci sentiamo domani sempre con Velodrome. Ok, perfetto, grazie mille, naturalmente grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta streaming, l'appuntamento è domani, sempre alle 21.30 sul sito www.velobike.it oppure sul nostro canale YouTube, disponibili tutte le repliche. Grazie e buonanotte.